Hai visto sarà scritto nell'altro volume? Venditrice misteriosa inonda il mercato con prodotti umani pericolosi. Oh, Ida! L'umano nel nostro regno dona il suo diario alla biblioteca. Sì! Deve essere lui! Coraggio, ora ridammelo. No! Se mi ridai l'elastico per i capelli, domani ti leggerò qualunque libro tu voglia. Finalmente! Potrò imparare come invocare il Signore Oscuro! Ciao, ciao Luz! Ciao, Ed! Ciao, Em! Siete venuti a prendere Amity? No, sembra che a questo ci penserai tu. Cerco consigli per la cura della pelle. Ho un appuntamento stasera? Sì, gli serve un grande aiuto, dopo che per sbaglio ha mandato un messaggio con una poesia alla madre. Ti prego, non farlo sapere a nessuno. Ti stanno di nuovo infastidendo? Oh, no, ero venuta qui per vedere te e... eccoti qui. Oh, Edric, la tua faccia sta esplodendo, hai delle orribili pustole. Oh, no! Aspetta, dici davvero? Non puoi presentarti in questo stato al tuo appuntamento. Cosa? Sul serio? Oh, e muoviti, Ed. In realtà mi stavo chiedendo se potessi aiutarmi a trovare questo libro. Centinaia di anni fa ci fu un umano di nome Philip Whitbane che visse a Ossolandia e donò il suo diario di viaggio a questa biblioteca. E questo diario potrebbe spiegarti come viaggiare tra i regni, giusto? Esatto! Mia madre mi avrà data per scomparsa ormai. Devo tornare da lei il prima possibile. Un oggetto così antico dovrebbe essere conservato negli scaffali proibiti. Solo Malfas, il maestro bibliotecario, ha autorizzato a entrare lì. Non te preoccupes, todo va a salir bien. Come diceva sempre mia madre, sono sicura che troverà un altro modo. Ehi, aspetta, non ho detto che non posso aiutarti. Il mio tesserino dovrebbe poter aprire queste porte, ma una volta dentro dovrai dare ascolto a tutto quello che ti dirò. Se ci scoprissero, potrai perdere il lavoro. Tranquilla, non succederà, te lo prometto. Bene, non perdiamo altro tempo.